del Parlamento Europeo da Strasburgo e abbiamo ospite questa volta Lara Comi, grazie. Grazie a voi per l'invito. Ci mancherebbe, ricordo che Lara Comi è vicepresidente del gruppo del Partito Popolare Europeo in Italia, Forza Italia, ma anche membro della Commissione per il Mercato Interno e la Protezione dei Consumatori, oltre ovviamente a essere membro sostituto anche presso altre commissioni. Tra i vari argomenti che sono sempre recenti, quando si parla di mercato unico, si fa sempre difficoltà a parlare di Europa per quanto riguarda una politica comunitaria estera. Certo. Però si sta facendo qualche cosa almeno per il mercato unico. Da questo punto di vista lei mi può dire moltissimo. Sì, noi dobbiamo rafforzarci al nostro interno, dobbiamo creare una vera unione economica, perché girando tra i vari stati membri, ad esempio, abbiamo delle aliquote IVA differenti, abbiamo anche dei metodi di tassazione diversa, certo, quindi entrando nell'ambito fiscale. E allora io penso che per essere europei e per avere un'unione politica sia necessario avere prima un'unione fiscale. Per questo oggi anche dibatteremo, più di una volta dibatteremo anche in Europa per cercare di ottenere l'IVA uguale per tutti, un'aliquota IVA uguale per tutti, un'aliquota IRPEF uguale per tutti, una tassazione sulle imprese uguali per tutti. Perché il nostro collega austriaco o rumeno devono pagare meno tasse di noi? Perché devono avere delle aliquote più agevolate? Ora abbiamo visto che le piccole e medie imprese spesse volte non vanno più in Cina, si recano in Austria, si recano in Polonia, si recano in tante realtà europee, e allora noi siamo meno competitivi. Un altro degli obiettivi che si pone il mercato interno è quello della libera circolazione delle persone, ma anche dei lavoratori. Abbiamo dato un cosiddetto passaporto del lavoratore che permette il riconoscimento in tutti gli stati membri di quello che è una qualifica professionale. Lo stesso anche per il paziente, perché in Italia magari non ci sono delle tecniche avanzate su una determinata malattia, allora c'è la possibilità, agevolati naturalmente dal supporto di un accordo tra i vari stati, di poter essere operati in un'altra realtà. Idem vale naturalmente per altri europei di venire in Italia. Questo è una mobilità secondo me molto importante per anche uno sviluppo medico. Ci potrebbero essere delle resistenze attualmente da quei stati che magari applicano dei regimi fiscali più competitivi, più bassi rispetto all'Italia? Sì, assolutamente sì, ci sono. Infatti una delle mie proposte che è stata all'interno del Single Market Strategy era l'ottenimento di un'unica aliquota IVA per l'e-commerce, e abbiamo avuto molti colleghi che dicono no, noi su questo giochiamo la nostra competitività. Rientriamo sempre in quella che è la dinamica di egoismi nazionali, cioè non si guarda al cittadino ma si guarda quello che è l'interesse all'interno della propria nazione. Questo è il grosso errore che l'Europa sta commettendo. Però anche dall'altra parte vai a spiegare all'Irlanda, ad esempio, che dovrò aumentare, se non ero, lo sono al 15% per quanto riguarda le potremmo aziende. Potremmo abbassarci noi al 15%. E perché no? Però a quel punto potrebbero esserci dei problemi per il bilancio dello Stato? Allora, io sono dell'idea che la tassazione italiana sia eccessiva, ce l'hanno detto più volte, e quindi dobbiamo iniziare a ridurla. Detto questo, bisogna anche verificare quali sono i servizi che lo Stato offre rispetto alla tassazione, perché nei paesi nel nord abbiamo una tassazione molto alta, ma vengono dati quasi tutti i servizi che sono disponibili, dall'asilo nido che viene pagato, addirittura fino ai pannolini e ai prodotti per bambini vengono interamente pagati dallo Stato. Questo in Italia non avviene. Allora si ha un'alta tassazione con pochi servizi, e questo non funziona. Parlare di mercato unico, quindi le strategie per raggiungere un mercato unico, significa anche, come dire, avere un gesto di umiltà da parte dei vari presidenti del Consiglio, primi ministri, magari da un altro punto di vista, quello di dire d'accordo, noi abbiamo una tassazione alta, però non abbiamo molti servizi. Qual è magari in questo momento il sistema che si può prendere come riferimento? Allora, diciamo che il sistema austriaco è molto interessante, e è anche vero che è una dinamica più piccola della nostra, e soprattutto anche la Spagna è interessante, ma ha una percentuale di crescita molto più alta della nostra. Quello che a noi limita molto è avere una crescita vicina allo zero e non supera mai l'uno. Questo ci rende molto molto indietro rispetto ad altri paesi. Io sono dell'idea che quando chiediamo aiuto all'Europa, come nel caso degli migranti, bisogna essere europeisti nel bene e nel male. Quindi, allora, si vuole solidarietà dagli stati membri, perfetto, lo stesso deve avvenire anche per un'unione fiscale. Anche perché, voglio dire, l'Europa la mano la dà attraverso i fondi europei. Da questo punto di vista l'Italia ancora una volta si fa notare in alcune regioni. Siamo incapaci, ma dobbiamo perché? Dircelo.
Io ho fatto un'analisi per capire perché, perché uno dice chiediamo flessibilità, chiediamo maggiori soldi all'Europa, ma quando l'Europa ce li dà non siamo capaci a spenderli. In parte vengono spesi male e quindi vengono richiesti dall'Europa perché vengono attribuiti per un progetto e poi se ne fa un altro. Dall'altro mi spiace ma non abbiamo funzionari all'altezza che sappiano l'inglese. Quindi quello che deve fare secondo me il governo e le regioni è quello di formare una classe dirigente importante, forte, che negozi costantemente con Bruxelles, ma che aiuti anche la società civile, le piccole e medie imprese e le pubbliche amministrazioni a richiedere i bandi, a scrivere i bandi. Non è sicuramente facile vincerli subito, però se ce l'ha fatta la Polonia, perché l'Italia non ce la può fare? E la burocrazia italiana come la mettiamo? Anche lì? Però allora non possiamo dare la colpa all'Europa quando i primi problemi li abbiamo noi in Italia. Io ricordo ancora l'incidente ferroviario che è avvenuto in Puglia perché non sono stati spesi i soldi europei. L'alluvione che avvenne a Genova avvenne perché non era stato ripulito il letto del fiume, anche per quel motivo, e non era stati spesi i soldi europei. La banda larga è stata quasi tutta finanziata dall'Unione Europea, ma siamo a rilento. Svegliamoci un attimo e invece che continuare a essere contro l'Europa, che sicuramente deve cambiare molti aspetti, ma iniziamo a spendere quello che l'Europa ci dà. Il suo capogruppo qualche giorno fa ha detto chiaramente che il governo italiano la deve smettere, insomma, di puntare sempre il dito verso l'Europa quando si parla di cose negative. Questo è un punto di vista, immagino dal suo punto di vista, estremamente condivisibile. Eppure quando ci sono le elezioni italiane spesso si dice ce lo chiede l'Europa come se fosse il santone di turno, e in verità ce lo chiede l'Europa magari è cosa buona e giusta, altrimenti il mercato unico non lo raggiungeremo mai. Tra dipende varie. Cosa ci chiede l'Europa. Vediamo. Nel senso che io sono anche dell'idea che non bisogna essere succubi a 360 gradi, ma se sono degli aspetti positivi che l'Europa ci chiede è importante. Ad esempio sul tema del sisma, noi abbiamo subito ahimè un forte terremoto, ora si chiede la flessibilità per effettuare un piano sulla prevenzione sismica. Sì. Allora di questo però bisogna anche comunicare ai cittadini che annualmente coi fondi strutturali di coesione, ogni regione ha dei soldi da spendere anche per la prevenzione da alluvioni e sisma. Quindi l'Europa ci viene a dire: ma scusate, perché ora chiedete la flessibilità su quello che noi vi abbiamo costantemente dato per 30 e 40 anni? Dove sono andati a finire quei soldi? Chi li ha spesi? Chi non li ha spesi? E allora quello che è la flessibilità sull'immigrazione non c'è neanche da discutere, l'avremo. Quello che è la flessibilità e i soldi soprattutto per la ricostruzione di tutte le aree terremotate non c'è problema, ma la prevenzione è altro aspetto. La prevenzione è qualcosa che avviene anno per anno anche in tempi passati. E quindi voglio dire, c'è ancora molto da fare, insomma, bisognerebbe... È più facile parlare male dell'Europa che bene dell'Europa, e io ringrazio anche lei per poter dare la possibilità anche ai cittadini italiani di conoscere l'Europa, perché si va a volte per falsi miti. Questo è vero, assolutamente. Quando lei è entrata la prima volta qui in Parlamento europeo, aveva questa concezione di Europa? L'ha modificata, l'ha cambiata in meglio? Allora, io avendo fatto studi economici, un po' la struttura europea la conoscevo. Devo dire che mi sarei aspettata molta più solidarietà e molto più concetto di Europa. Meno nazionalismi, ma più volontà di creare una vera Europa, un'Europa politica. Il male che io trovo costantemente si chiama Consiglio europeo. Perché ogni direttiva, ogni regolamento che portiamo avanti, troviamo un accordo tra il Parlamento e la Commissione, ma veniamo costantemente bloccati dal Consiglio per interessi nazionali. Il Made In è una battaglia che ormai dura da più di 8 anni. Bene, il Parlamento l'ha approvata con stragrande maggioranza, la Commissione è concorde, c'è il blocco del Consiglio. Quindi si ferma tutto? Quindi si è fermato tutto. Quindi vorrebbe un Parlamento ancora più forte nelle sue decisioni? Noi siamo già eletti direttamente dai cittadini e quindi io già rappresento la mia nazione assieme agli altri miei colleghi. Perché devo avere dei ministri o dei primi ministri che mettono dei veti? È vero questo fatto che tra i parlamentari della stessa nazione c'è una sorta di patto di non belligeranza, non tanto per l'Italia ma ad esempio per la Germania, che fa gli interessi della Germania? Allora, dai tedeschi e dai francesi dobbiamo imparare la loro tecnica, ovvero quello di portare a casa il risultato, indipendentemente dal partito politico. Quindi qui dialoghiamo tranquillamente col PD, col Movimento 5 Stelle, cofirmiamo emendamenti insieme, quello che in Italia non potrebbe avvenire. Penso che sia il metodo migliore di far politica, perché la centralità della nostra politica in Europa è il cittadino e l'Italia.
E allora su quello portiamo avanti dei risultati, non sul fatto che Forza Italia o la Lega o il PD possano ottenere dei voti in più. No, si fa un ragionamento molto più costruttivo. Che è un po' il discorso del Partito Popolare Europeo, che a sé raduna delle forze che attualmente appoggiano il governo, ma anche quelle che sono avverse, esatto, al governo. Questo fondamentalmente, esatto, è il ragionamento. C'è anche un altro aspetto che riguarda l'Unione Europea della difesa. Lei è stata relatrice del parere a nome della commissione di cui fa parte, che è quella per il mercato interno e la protezione dei consumatori. Se ne è discusso nell'ultima plenaria di novembre, la penultima dell'anno. Cosa si è detto? Noi abbiamo bisogno di più sicurezza. Per avere più sicurezza dobbiamo cercare di attivarci tutti insieme e muoverci tutti insieme. Noi non abbiamo ottenuto un esercito unico, anche se è la prospettiva nel lungo periodo, ma abbiamo ottenuto un coordinamento anche delle azioni militari che verranno effettuate come missioni di pace. Perché pongo l'esempio, uno Stato si alza al mattino e dice vado e bombardo la Siria un'altra volta, il Marocco o l'Algeria, poi le ripercussioni dei profughi ce le abbiamo tutte in Italia. Quindi dobbiamo anche su questo fare una strategia comune. Un'altra mia proposta che è passata è l'intelligence comune, ovvero quello dei nostri 007 scambiano informazioni tra tutti gli 007 europei, perché c'è una mobilità del terrorista molto rapida e soprattutto il terrorista è di origini magari di seconda, terza, quarta generazione islamica, ma risiede in Europa e quindi dobbiamo comunicare in modo rapido tra di noi. E poi secondo me la notizia migliore è che lo sviluppo delle nuove armi da difesa, il Parlamento ha dato approvazione a questa mia proposta, venga sviluppate in Italia, nel centro di ricerca europeo che si trova in provincia di Varese, e da lì noi potremmo avere delle armi da difesa, non d'attacco, e quindi i finanziamenti arriveranno sul nostro territorio sviluppando insieme tutta una dinamica europea. Sperando quel discorso di prima che facevamo, che questi finanziamenti vengano ottimizzati, quantomeno utilizzati. Allora, questi sono finanziamenti, per quello lo dico una buona notizia, perché il JRC, quindi il centro di ricerca, è gestito dalla Commissione. Ah, quindi i finanziamenti è come se giocassero in casa, arrivano direttamente da Commissione a Commissione, non c'è passaggio di un terzo attore. Nella passata legislatura in Parlamento si è parlato tantissimo della Procura Federale Europea, se ne sta parlando ancora? A che punto siamo? Meno. Ma perché? Meno perché ora la priorità che abbiamo è sicuramente quella della Brexit, sì, e quindi capire come procedere anche in questa dinamica del terrorismo e anche di quelli che sono gli accordi commerciali. Quello della procura è anche molto legato a una riforma della giustizia, cioè noi dobbiamo anche capire che chi ruba in Italia ha la stessa pena, la stessa condanna di chi, sì, ruba in Inghilterra, scusate, in Inghilterra non più, in Francia o in Germania. Ecco, però questa la vedo ancora più difficile che una riforma fiscale nel breve periodo. Questa è complessa, è molto simile però sul discorso del mercato unico, sì, è sì, un po' come livellare tutti la stessa pena, altrimenti concordo, il delinquente serio, il camorrista viene salvato da una in Italia e in altre realtà no. D'accordo, io la ringrazio per essere stata qui, ovviamente per la grossa disponibilità, e ci vedremo la prossima volta qui al Parlamento Europeo a Strasburgo. Assolutamente, grazie, grazie a voi. Grazie, ovviamente questa puntata finisce qua, e ringrazio ancora una volta Lara Comi, e appuntamento come sempre sulla redazione.eu.